Emergenza migranti, ma non solo, dal palco di Sudinvest a Benevento, in occasione della 4 giorni di dibattiti organizzata dal Consorzio Asi del Sannio, il ministro Piantedosi ha parlato anche di lotta alla criminalità e alle tante zone franche che ci sono nel paese. Il titolare del Viminale ha sottolineato le operazioni ad alto impatto fatte ad esempio a Caivano e nei quartieri spagnoli. Ovviamente, ha aggiunto, la repressione non basta, serve anche un investimento nel sociale, nella formazione. Una stagione di continue operazioni che stanno dando anche i loro frutti, che sono operazioni di polizia, di controlli massivi su porzioni del territorio, qui diciamo in Campania, Napoli soprattutto, ma tutto il territorio nazionale, che stanno producendo anche risultati importanti. Per la prima volta noi abbiamo fatto operazioni ad alto impatto su scenari come quello dei quartieri spagnoli, della zona del Vasto e della Vicaria a Napoli, cioè zone che si diceva in passato qui la polizia non può neanche entrare, era un romanzo quello che si diceva, però noi abbiamo voluto dare il segno tangibile prima di tutto che lo Stato c'è, dare questa risposta di questa percezione, insomma lo Stato, no, talvolta non nelle interviste che fate dei giornalisti, ma di stare i cittadini, qui lo Stato non c'è, quindi primo segno tangibile che lo Stato c'è. Lo Stato c'è non solo con una presenza visibile, ci sono stati risultati importanti. Anche qui mi è dispiaciuto, non tutti sottolineati nel bilancio di queste operazioni, abbiamo trovato droga, abbiamo trovato armi, abbiamo trovato soldi. È chiaro che la repressione di polizia non basta, noi perché? Ecco, noi che cosa immaginiamo? Che con la presenza costante dello Stato, la reazione, quello che io le dicevo, anche un po' un profilo di aspetti insomma dimostrativi, pedagogici, nei confronti degli stessi minori, di contribuire a rilanciare anche un aspetto educativo, culturale che sicuramente ci vuole.